Che luce strana, perché ormai c'è l'alba diversa, c'è il sole che ha un'altra angolazione. Ho tolto il pigiama lungo, ho tolto la maglia adesso perché il caffè mi ha scaldato. C'ho ancora i pantaloni bucati. Pumpkin, per favore, fai dei pigiami perché io non sono mai contenta dei pigiami, non li compro mai. C'ho questo qua da 40 anni, ormai è bucato. E poi sì, ne ho altri ma brutti. Oddio, è arrivato un gatto rosso, adesso cominceranno a urlare. Allora, non vi sto parlando dei libri, perché non sono fortunata. Sto leggendo Stoner, un certo Williams, se non ricordo male, ma non mi piace. È la storia di un uomo banale, di un uomo inutile, ma non nel senso come potrebbe raccontarlo un Melville, ok? Che quindi diventerebbe metaforico. No, no, è letteralmente un uomo inutile, cioè un uomo che nasce e muore e poi la gente non se lo ricorda. E racconta la sua vita, ed è scritto in maniera piatta, esattamente come è piatto lui. Anche gli entusiasmi che ha lui, alla fine, a parte che crescono in maniera lenta, ma sono entusiasmi tiepidi. E così anche i momenti che potrebbero essere pieni di pathos, come a un certo punto gli muoiono i genitori, ci sono dei momenti quindi dove lui fa delle riflessioni. Sono delle riflessioni tutto sommato molto piatte, anche quelle. Se l'avesse scritte un Conrad saremmo ancora qua con me che mi esplode il cervello, invece sì, lo leggo, sì, non è che ha scritto male, è che lascia un po' il tempo che trova. Allora cosa ho detto? Vabbè dai, non lo finisco questo Stoner perché tanto non mi costa niente, sono poche pagine, e mi leggo in mezzo un bel racconto di Lovecraft. Allora Lovecraft io l'ho letto tutto, però dato che Lovecraft è tutto uguale, o quasi, insomma, due o tre tipi di racconti, non è che poi te li ricordi. Ecco il gatto che urla. Adesso lo vado a cacciare, scusate. Ecco, li ho mandati a urlare dal vicino. Beh, in sostanza allora mi leggo La casa evitata o La casa stregata. Io in realtà cerco La casa stregata, scopro La casa stregata, non esiste, si chiama La casa evitata, quindi le solite traduzioni. Vabbè, me lo leggo. 20 pagine di tedio. Perché? Perché non ci ho letto? Cioè, nel senso, non la ricordavo questo racconto, ma è uguale agli altri. E allora c'è questo posto misterioso e c'è un po' di inquietudine e non ben definita. Il protagonista allora comincia a uscirne scemo, va prima a cercare un po' di documentazioni, poi trova le lettere, i diari di qualche familiare che non è impazzito in questo caso, di solito impazziscono sempre, ma in questo caso no. Ci sono un sacco di morti misteriose, un sacco boh, robe là. Poi finalmente c'è la grande scoperta, una scoperta che non si può descrivere. È una scoperta, è sempre un mostro pieno di aggettivi che lui non riesce a descrivere. Informe, abominevole, un terrore indicibile. Ed è una rottura di cazzo. Nel senso, sì, bello una volta, bello due, ma bello anche la terza, però io sono 40 anni che leggo Lovecraft e stavolta non ho retto. Ieri sera però ho iniziato, perché non volevo leggere un altro capitolo di Stoner, perché ne avevo già letto una sessantina di pagine, e avevo già letto 20 pagine di Lovecraft, ne avevo pieni i coglioni. Non volevo la fantascienza, e non volevo Conrad, perché Conrad lo so che poi dopo posa tutto. Allora mi sono messa a leggere La Metamorfosi di Kafka, che ovviamente avevo letto quando avevo 16 anni. Kafka era uno dei miei scrittori preferiti quando avevo 16 anni. E perché? Perché era uno molto deprimente, aveva dei problemi con la famiglia, io avevo problemi con la famiglia, mi ci ritrovavo molto. Le lettere al padre per me erano una cosa imprescindibile, ok? Allora diciamo, leggiamoci questa Metamorfosi. Oh, ma bello, raga! Non me lo ricordavo per niente, mi ricordavo solo che questo si trasformava in un insetto, non ricordavo niente. E Kafka poi l'ho riletto ultimamente, avevo letto Il processo, mi è piaciuto tantissimo. E a proposito, ecco, è uno dei pochissimi casi in cui il film è meglio del libro, perché vabbè, il film è Orson Welles, non è il primo deficiente, ed è oggettivamente molto più bello. E è uguale, solo che è fatta film, quindi quando riescono a fare una cosa uguale ma fatta film, io preferisco ovviamente il film, ma non ci riescono mai, cioè tipo forse è l'unico caso. Vabbè, comunque sia molto molto bello perché alla fine, a parte che me lo sono sognato, mi sono sognata di essere io un insetto e quindi bello, vuol dire che ha funzionato, perché me lo stavo leggendo e mi sono addormentata, non l'ho finito ovviamente. Ma poi è pieno di assurdità, io ho letto solo le prime, boh, 6-7 pagine. Ne riparleremo ovviamente domani, magari quando lo finisco. Però c'è questo senso di questo tizio che si trasforma in un insetto, cioè si sveglia ed è un insetto, e la sua unica preoccupazione non è tanto che è un insetto, ma che deve andare a lavorare, che si deve alzare, poi comincia a fare queste lucubrazioni sul fatto che non è giusto,
che uno debba vivere lavorando in un posto in cui non si fidano di lui, dove qualsiasi cosa viene controllata e di qua e di là, e nel frattempo sta lì con le sue zampette e cerca di alzarsi dal letto, ma non ci riesce. Poi si alza e mentre pensa sempre a queste cose, apre la porta con la bocca, e nel frattempo le gambette hanno le cose viscide, dalla bocca gli esce la bava, e cioè è totalmente distaccato quello che gli succede nel corpo e quello che succede nella testa, come se non riuscissero in nessun modo a unirsi. Adesso ha aperto la porta e non vedo l'ora di sapere cosa succede, perché lui nel frattempo parla, ma penso che gli altri non capiscano quello che lui dice, perché ormai appunto è un insetto. È molto strano, divertente e inquietante nello stesso tempo, quindi ho trovato qualcosa da leggere oggi. E che altro dirvi? Niente, niente. Oggi farò l'orata al sale, quindi ve la faccio vedere, vi faccio vedere un tutorial che è molto facile, molto, molto, molto buona, penso che sia uno dei migliori modi per fare pesce, sinceramente. Mi sto sentendo meglio perché sto cercando di mangiare a orari senza eliminare neanche i dolci, perché li avevo un po' eliminati, perché sto facendo colazione adesso, dopo colazione, questo è il caffè, dopo palestra mangio, e mi sento un pochino meglio, speriamo che duri, e basta. Video un po' così, ma ci stava, era un po' di giorni che non facevo video lunghi mattutini, e quindi, buon. Evviva il pigiama lungo, avevo anche la copertina, oggi vado in lavanderia a lavare il piumone, oggi, no, oggi è domenica, domani, allora domani, perché ho il piumone che tra poco tornerà a casina e sono molto contenta. Buona giornata!